del Dipartimento di Astrofisica e dell'Osservatorio di Astrofisica, in collaborazione con il quale questo convegno è stato organizzato. Le notizie tecniche ve le ha già date Leopoldo Benacchio, per cui non le ripeto, mentre invece do subito la parola a Giulio Peruzzi, che è il direttore del Master, per un breve saluto. Ha detto 15 minuti. Breve saluto di 15 minuti. Benissimo, c'hai la paletta per dirmi quando sono fuori, quando ho sforato. Va bene, prego. Allora io faccio il peripatetico, di solito non riesco a star seduto, e volevo ringraziare innanzitutto chi ha ideato e organizzato il congresso, in particolare Leopoldo Benacchio, che avete già visto, e Cristina Rigutto, e poi tutti i colleghi del Master che hanno dato il loro contributo, e l'INAF che insieme al Master ha sostenuto economicamente questo congresso. Farò un discorso generale che spero che non sia troppo noioso o banale, ma insomma mi auguro di no, ecco, va bene. Quindi parto da che vuol dire comunicare e specialmente a chi si comunica. Allora, schematicamente si possono individuare quattro fondamentali destinatari della comunicazione della scienza: il pubblico generico, la società a cui è esplicitamente dedicato questo incontro, il ricercatore che parla alla società, al pubblico generico, il mondo della politica e il mondo della produzione, quindi la classe dirigente di un paese, e poi la comunità scientifica. Va da sé che questi diversi destinatari non sono disgiunti, quindi una buona comunicazione fatta ad uno di questi sicuramente influisce positivamente anche sugli altri destinatari della comunicazione scientifica. In Italia, come lo sappiamo tutti, purtroppo abbiamo ancora oggi un primato di disinformazione sulla scienza che costituisce un pericoloso fattore di arretramento del paese nel contesto internazionale. Ora non entrerò in una analisi dettagliata dei caratteri, degli obiettivi che la comunicazione della scienza, non c'è la Silvia Bencivelli, ma la divulgazione scientifica, perché di questo parliamo, lei preferisce diffusione della cultura scientifica, dovrebbe avere in relazione a questi vari destinatari. Mi limiterò ad alcune considerazioni più generali. La prima considerazione è legata alla comunicazione rivolta al pubblico, che comunque è fatto anche dai colleghi che non sono specialisti del nostro settore, da quella che possiamo definire classe dirigente, appunto politica imprenditoriale, che di solito non sa nulla o, non sa, o poco, ma diciamo probabilmente nulla di scienza. Che chi fa ricerca debba anche sentire l'obbligo di comunicarla al meglio sembrerebbe ovvio, lo era fin dai tempi di Galileo, ma non sempre è chiaro al ricercatore oggi. Acquisire quindi gli strumenti di comunicazione, oggi tra l'altro in continua e accelerata evoluzione, sui quali puntare è sicuramente importante, come è importante essere consapevoli anche dei pregi ma anche dei difetti di questi sistemi, che qui saranno in particolarmente trattati, se ho visto bene, da Antonella De Robbio e credo anche da Silvia Bencivelli, però credo che sicuramente in qualche modo saranno toccati dai vari interventi e poi sicuramente spero anche nelle discussioni. In particolare evitare quello che troppo spesso viene citato, no? Un detto di Marshall McLuhan, il medium è il messaggio, perché questo secondo me è, detto così, una affermazione che ha veramente poco senso. In ogni caso il ricercatore che comunica dovrebbe aver introiettato una sorta, chiamiamola, di filosofia civile, va bene? Non deve contare tanto e sicuramente non dovrebbe contare solo la promozione di sé per far carriera o per ottenere finanziamenti, ma la promozione della cultura, la condivisione della conoscenza. Se vogliamo dirla questa stessa cosa con degli slogan, non spettacolarizzare ma educare, non mercificare considerando il destinatario un cliente, perché il destinatario è in realtà un cittadino. E allora ho ripreso un paio di considerazioni che venivano fatte da un grande fisico del secolo scorso, Richard Feynman, per esempio in QED diceva: non si deve comunicare solo ciò che funziona glissando su ciò che non torna, ma mettere in evidenza i punti critici di una teoria o di un risultato. E sempre Feynman, in un altro scritto, diceva: descrivere l'evidenza con molta attenzione, senza riguardo al modo in cui si vorrebbe che le cose risultassero. Se si ha una teoria, cercare di spiegare in ugual misura quanto di buono, ma anche quanto di cattivo questa contiene. La seconda considerazione riguarda invece la comunicazione verso il mondo della politica e della produzione. È ovvio che lo sviluppo della scienza sia favorito da politici e imprenditori dotati di cultura scientifica. Pensando a quella che è stata la rinascita della scienza italiana tra fine 800 e primi del 900, si capisce che questa è frutto di un diverso atteggiamento nei confronti della scienza e della tecnica, le cui radici possono essere fatte risalire addirittura all'Unità d'Italia, figure come quella per esempio di Quintino Sella.
Anche se il processo avviato negli ultimi decenni dell'Ottocento perde un po' di brio, all'inizio del Novecento personaggi come Vito Volterra, come Orso Mario Corbino, Antonio Garbasso, altri, riaffermano l'importanza del dialogo tra scienza, politica, società e perseguono in modo caparbio il progetto di finanziare e rilanciare la scienza italiana. Come ben argomentano Angelo Guerraccio e Piero Anastasi nel loro libro L'Italia degli scienziati, dall'Unità d'Italia fino ai primi decenni del Novecento i gruppi di potere non possono trascurare la presenza degli scienziati perché questi costituiscono di fatto un segmento importante della classe dirigente. In seguito, la Prima Guerra Mondiale, il fascismo e la Seconda Guerra Mondiale interrompono questo progetto. Sembra in qualche modo che manchi a un certo punto ogni presupposto per riavviare nel dopoguerra il confronto tra scienza e società, tra una società italiana alle prese con la sopravvivenza, una scienza depauperata dalle leggi razziali, con tutta la gente che è dovuta andare via e che forse in molti casi non è neppure rientrata, e colpita nella sua dignità dall'acquiescenza verso il fascismo. Invece, alla fine degli anni 50, il paese vive un'inaspettata primavera con un dialogo tra scienza e società arricchito da innovative dinamiche industriali, acquistando poi una forte posizione in settori strategici. Sono gli anni, voi non ve lo ricorderete, ma insomma noi che siamo più vecchi forse ce li ricordiamo, sono gli anni di Adriano Olivetti, Mario Ciou, Domenico Marotta, Enrico Mattei, Felice Ippolito, Giulio Natta, ma anche gli anni per esempio del CISE, Centro Informazioni, Studi e Esperienze, che era stato fondato da Giuseppe Bolla, Carlo Salvetti, Giorgio Salvini, Mario Silvestri, e cui aderirono un sacco di industrie importanti nel tempo come la Fiat, la Montecatini, la Sade, la Pirelli, la Falck. Bene, questo periodo si conclude abbastanza rapidamente, intorno al 1970, per ragioni che ovviamente non starò qui ad analizzare. Da allora il divario tra scienza da un lato, politica e imprenditoria dall'altro si è via via acuito. Il tessuto imprenditoriale italiano, lo vediamo in particolare poi nel Veneto, fatto in maggioranza di piccole e medie imprese, ha progressivamente perso terreno nei settori della ricerca e dello sviluppo. Una forte iniziativa, non occasionale, ma organica, di dialogo tra scienza e il pubblico, il grande pubblico, il pubblico generico, presa dalla comunità scientifica nel suo complesso, ma anche dai singoli ricercatori, influirebbe sicuramente positivamente, anche, tra le altre cose, sul mondo della politica e dell'imprenditoria. La terza considerazione che faccio riguarda la comunicazione nell'ambito della comunità scientifica, la comunicazione in quanto divulgazione, non la comunicazione fatta di articoli o di saggi, il cui principale obiettivo dovrebbe essere quello che appunto Maxwell enucleava nel 1878, un anno prima di morire, cioè la fertilizzazione incrociata delle scienze. A questo proposito mi piace citare un paio di passi, uno viene da Poincaré e un altro da Wiener. Nel secondo capitolo della sua opera che si chiama Science et Méthode, che è del 1908, Poincaré scriveva: via via che la scienza si sviluppa, diventa sempre più difficile avere una visione complessiva, si cerca allora di dividerla in pezzettini, di accontentarsi di un pezzo solo, in una parola ci si specializza, che è quello che appunto vediamo, a cui assistiamo tutti. Continuare però in questa direzione sarebbe un grave ostacolo ai progressi della scienza, perché secondo Poincaré sono solo le connessioni inattese tra diversi domini scientifici che rendono possibili tali progressi. Su una linea simile a quella di Poincaré si collocavano anche alcune considerazioni che faceva Wiener nel suo libro sulla cibernetica, che è stato editato per la prima volta nel 1948. Cosa osservava Wiener? Ci sono campi della scienza, come vedremo in questo libro, che sono stati esplorati da diversi punti di vista, della matematica pura, della statistica, dell'ingegneria elettrica, della neurofisiologia, nei quali uno stesso concetto riceve nomi diversi dai vari gruppi e nei quali un importante lavoro è stato triplicato o addirittura quadruplicato, mentre ancora altro lavoro importante è ritardato dalla indisponibilità in un campo dei risultati che in un altro vicino o anche lontano, va bene, possono essere già diventati classici. Sono queste regioni di confine della scienza che offrono le più ricche opportunità al ricercatore capace. Esse sono allo stesso tempo le più refrattarie alle tecniche in voga dell'attacco di massa e della suddivisione del lavoro. Erano gli anni in cui nasceva quella che si chiama Big Science, no? Mettere in comunicazione tra loro i diversi settori di ricerca, sia dello stesso ambito disciplinare, ma a maggior ragione di ambiti disciplinari diversi, è oggi tanto più importante, sia per la ricerca in sé, sia per riflettere sulle politiche di formazione e di ricerca. Una formazione che, come succede oggi, presenti un sapere frammentato e si concentri sulla specializzazione, come avviene qui nel nostro paese, ma anche in altri paesi, non è una buona formazione scientifica.
una carriera scientifica che privilegia il pubblico mori e quindi privilegia le ricerche di moda, quelle con ricadute applicative immediate, quelle dove più alto è il numero di pubblicazioni ottenibili in poco tempo, con tante citazioni, difficilmente porterà a quelle connessioni inattese che, come sostiene appunto Poincaré, sono la base del progresso scientifico. Si mortificano così quelle regioni di confine della scienza che, come scriveva Wiener, vi l'ho appena letto, offrono le più ricche opportunità per lo sviluppo scientifico e sono allo stesso tempo le più refrattarie alle tecniche in voga dell'attacco di massa e della suddivisione del lavoro. Secondo me sono indicazioni che purtroppo oggi non vengono tenute in gran conto. Ci aspettiamo dalla buona università qualcosa di un eccezionale passaggio, fin quando sapremo di che si tratta, io non tanto. Non avvengono nel nostro paese, ma non solo nel nostro paese, col rischio di mettere una seria ipoteca sul futuro del sapere scientifico e su quello anche dell'umanità, che se beneficia di alcuni dei risultati fondamentali che lì avvengono. Eppure sono considerazioni che dovrebbero costituire la filigrana anche della comunicazione al grande pubblico, tanto più se fatta da ricercatori. Infine, alcune considerazioni brevi su una cosa che può essere la discrasia tra tempi della comunicazione e tempi della scienza. Nel rapporto con i mezzi di comunicazione di massa non si può prescindere da quelle che alcuni definiscono. Io penso per esempio ad alcuni interventi di cui ho discusso anche con Pietro Greco, per esempio, ma sono in molte, una crisi dei media. Questa crisi si manifesta in particolare in Italia in una serie di sintomi. Ora ne elenco alcuni, non è esaustiva, è solo una tassonomia. La riduzione del tempo di vita di una notizia è in parte legata anche alle nuove forme di comunicazione, il monopolio dei mezzi di comunicazione, la mercificazione della notizia che ha tra le sue conseguenze l'esigenza di spettacolarizzarla sempre e naturalmente anche di banalizzarla, e la progressiva scomparsa delle redazioni scientifiche. Penso che Silvia Bencivelli vi parlerà di questo. Non ci abbiamo più nelle redazioni di, per esempio, giornali, visto che lei parlerà di carta stampata, non esiste più il redattore scientifico in Italia. Tutti oggi investono, se possono, in comunicazione, format è una parola super di moda. La comunicazione scientifica però dovrebbe ripartire, forse anche reinventarsi, proprio a partire dalla scienza. Perché la scienza, anche nel modo in cui storicamente si è sviluppata, contiene in sé dei suggerimenti originali legati proprio ai suoi connotati. Analizzando gli sviluppi della scienza, così poco? Comunque sto finendo. Ci si accorge che esiste una discrasia crescente tra i tempi dettati dai mezzi di comunicazione e i tempi necessari allo sviluppo della scienza e delle sue applicazioni. Anche se lo sviluppo della scienza sembra essersi fatto molto più veloce, in realtà il modo di procedere della scienza ha comunque dei suoi tempi. È importante, lo abbiamo visto di recente, per esempio col bosone di Higgs, ma naturalmente ce ne sono tutti i giorni, comunicare tempestivamente in modo efficace un risultato. Questo sicuramente può aiutare ad accendere l'interesse per la scienza nel pubblico e quindi anche nella politica, favorire finanziamenti. La notizia della probabile scoperta del bosone di Higgs è stato un elemento fondamentale in Italia per evitare che almeno nell'immediato venissero fatti dei tagli di fondi all'INAF, all'INFN e agli altri enti di ricerca. È altrettanto importante però non usare la comunicazione in maniera troppo disinvolta, è il caso dei neutrini superluminali o più vicino a noi le comunicazioni di Bicep 2. Esistono vincoli imposti dal metodo scientifico che, se violati, non possono che creare danni all'immagine della scienza. Per rispettare questi vincoli si richiede tempo. Gli esperimenti sono oggi spesso estremamente complessi, la loro conduzione è sempre più raffinata e accurata, ma la possibilità di errore aumenta con la complessità degli apparati sperimentali. Quindi l'importante è prendersi il tempo necessario. La scienza ha bisogno di tempo, si legge in un manifesto che si chiama Slow Science. Il tempo per pensare, digerire, discutere, capire. Non si può chiedere continuamente alla scienza il significato e lo scopo di quello che fa, perché spesso non lo sa ancora. Al contrario, la scienza oggi è sempre più costretta a comunicare anche risultati molto preliminari, perché viviamo in un mondo nel quale i finanziamenti arrivano, si consolidano solo là dove si riesce a comunicare nel più breve tempo possibile il conseguimento di un qualche risultato, possibilmente di successo o di presunto. Questo sul fatto che poi il risultato venga comunicato e sia un risultato di successo, presunto o reale, scatena poi la frotta di coloro che sul versante della comunicazione sono alla spasmodica ricerca della notizia sensazionale e su quello della comunità scientifica sfruttano il momento per pubblicare qualche articolo in più. È il paradosso di una società fortemente permeata dalla scienza
che però non riesce più a capire che la scienza ha tempi diversi da quelli della comunicazione di massa e della progressione delle carriere scientifiche, fatte pesando i chili di carta che vengono prodotti, va bene, ma non guardando il loro contenuto. La storia è piena di lezioni simili e dovrebbero essere lezioni preziose per chi si occupa di comunicazione e diffusione di cultura scientifica, sia questo un professionista oppure un ricercatore che apprende i rudimenti della comunicazione. Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro e mi scuso se non potrò assistere molto, cercherò di farlo nel possibile, ma ho altri impegni purtroppo. Grazie. Grazie Giulio, e posso anche permettermi di dire che ho particolarmente apprezzato la terza e la quarta parte del suo intervento. Sulle prime due mi piacerebbe molto discutere.